Quello che mi fa più male da ripensare oggi sono le volte in cui ho bullizzato rispetto a quelle in cui sono stato bullizzato. Un podcast in cui parliamo di tutte quelle cose che prima di viverle ti sembrano la fine del mondo. Poi ci passi e ti dici, vabbè dai, alla fine si sopravvive. Siamo tornate! Bitches, we're back! Stavo per dire, siamo tornate merde! Perché questo è un podcast molto educato e soprattutto non volgare. E no, allora, voi due innanzitutto separate ragazze. Perché? Fate sempre casino. Ora facciamo cambio posti. Pensavo che fossimo silenziose nei nostri sguardi. Allora, c'è Matilde che fa, devi sapere, che Matilde fa dei commenti fuori campo, ma molto vicino al microfono. Matilde sono i pensieri intrusivi, immagino. Totale. Sì. Comunque, mi cambio, Ma questo è bullismo. A proposito di bullismo, ragazze, oggi siamo qui con Piso. Ciao a tutti, bullo di professione, ormai 20 anni di attività nel settore, grazie a tutti dell'invito, spero di esservi utile. Piso, oltre a essere un esperto di bullismo, è anche un mio amico e ora anche un nuovo amico del podcast. Yeah! Dai Piso, dici un po' di te, chi sei, quanti anni hai? Allora, ho 30 anni compiuti qualche giorno fa. Mi porti bene? Graziamo. Ho 30 anni, vengo da Milano, nella vita faccio l'educatore, anzi in realtà quest'anno ho fatto il prof, ma questa è un'altra storia. E mi avete invitato a partecipare a questo bellissimo podcast, vediamo se vi posso raccontare qualcosa di interessante. Perfetto, allora, direi che iniziamo. Yes. Fatevi sotto. Partiamo dalla prima domanda ed è anche un po' la domanda in cui appunto vi racconteremo un pochino perché abbiamo scelto di portare Piso oggi nel podcast. E la domanda è: a che età avete capito che cos'era il bullismo? Nel senso che ovviamente, come diciamo sempre nel podcast, ci sono tanti modi per scoprire che cos'è un fenomeno, anche attraverso libri, film o esperienze dirette. Molto spesso magari ci troviamo a essere degli osservatori, no, di un fenomeno come il bullismo, ma magari anche col senno di poi ti accorgi che anche tu eri dentro quelle dinamiche. Non so, voi siete mai stati bulli, ad esempio, o vi siete mai ritenuti bulli? Allora, in prima linea no. Se devo fare un esame di coscienza ti dico che non mi sento di assolvermi completamente dall'essere carnefice di una dinamica del genere, ma anche semplicemente per aver sparlato dietro, per essere entrato nei gruppetti di insomma di quelli che prendevano in giro, magari non di fronte alla vittima, quello probabilmente per il mio carattere e sensibilità personale non ce l'avrei mai fatta, però di partecipare alle dinamiche di gruppo per cui sfottevi tra virgolette quelli un po' più deboli, prendevi per il culo chi andava preso per il culo solo perché faceva figo farlo, non mi sento, ecco, di non metterci dentro, purtroppo. Però Molis, cioè, capisco, ed era un po' la paura che avevamo dell'ingenuità dell'adolescenza di dire non voglio rimanere emarginato, voglio far parte di questa gruppo dei siamo ok e quindi piuttosto ignoro quello che stanno facendo oppure mi faccio due risate, anche se capisco che sto facendo una cosa che un po' è contro, non so se i miei valori, cioè comunque da piccoli veramente i nostri valori sono ancora tutti in costruzione, però prendi un po' parte al gruppo per non rimanere escluso, che poi è tutto un altro discorso di bullismo. Sì, o per non finire dall'altra parte semplicemente, perché ti fa paura quello che vedi che sta succedendo su un'altra persona e dici cavoli, se non mi alleo velocemente dalla parte di quelli forti finisco anch'io, è un attimo che finisco al patibolo come la persona che viene bullizzata in questione. Ah, sicuramente è più facile essere parte del branco che essere quello escluso, sì, e preso di mira, questo è poco ma sicuro. E effettivamente oltre a oggi è una cosa di cui non sento parlare o di cui io non penso da anni, credo, non è un mio Roman Empire, se possiamo usare un termine di TikTok, ecco. Però io ho conosciuto un sacco di persone che mi hanno raccontato esperienze di bullismo e io in primis ho parlato sia di, purtroppo io ho un unico evento in cui mi ricordo di essere stata una bulla di cui mi pento tutti i giorni della mia vita. E non ti ci vedo. Lo so, neanche io mi ci vedo. Secondo me quella è proprio la cosa peggiore, no? Il fatto che, tra l'altro, ieri guardavo un video su questo tema e diceva che molto spesso i bulli agiscono in una fase traumatica della loro vita. Mm-hmm. E quindi quando confrontati magari in età adulta o comunque dopo anni rispetto alle azioni di bullismo che hanno intrapreso nei confronti di qualcuno, tendono a negare che questo sia successo, ma non per gaslightare la vittima o
per sollevarsi dalla responsabilità, ma perché attivamente non ricordano quello che è successo, perché l'hanno rimosso. Sì, c'è una forma di rimozione o anche semplicemente una forma di negazione, no? Cioè quello era un gioco, era uno scherzo, era una dinamica che non è come l'hai interpretata tu, no? Quindi manca anche quella validazione poi da parte del bullo. Stavo pensando che quello che mi fa più male da ripensare oggi sono le volte in cui ho bullizzato rispetto a quelle in cui sono stato bullizzato. Anche per me. Nel senso che sull'essere bullizzato sono deresponsabilizzato in questo senso, una volta diciamo elaborata la cosa. Invece su quello fatto agli altri, no? In particolare mi viene in mente questo ragazzo che era con me alle medie e che purtroppo è successa quella dinamica orribile degli insulti omofobi, e il me di oggi è una cosa che rifiuta completamente in qualunque sua forma, no? Eppure le parole violente, le parole dure che ho detto a questo ragazzo all'epoca, ancora oggi ogni tanto prima di andare a dormire, una di quelle cose, avete presente quando prima di dormire, sì, le cose imbarazzanti di quando eri piccolo per cui vorresti sprofondare nel, certo, nel dimenticatoio, ecco, sicuramente vorrei potergli chiedere scusa, non so dove sia lui oggi, forse non so neanche se abbia valore quel chiedere scusa in un certo senso. E poi penso che, perlomeno da parte mia, la speranza sia sempre che l'altra persona non l'abbia vissuto come bullismo, che magari nella tua testa questa cosa sia ingrandita, però la verità è che non è così. Cioè sono abbastanza sicura che questa persona si ricordi di questa cosa e mi dispiace tutti i giorni della mia vita, Gloria, scusami. Scusa Francesco. Attenzione, scusa pubblica in questo posto. Pubblicamente alla gogna, potete venire a trovarci e metterci in piazza pubblica. Ok, ora che ci siamo in parte liberati la coscienza, io e Piso, per le persone che abbiamo bullizzato, volevo un po' parlare invece della storia che mi raccontavi l'altro giorno rispetto alle azioni di bullismo che hai subito invece. Sì, come ti accennavo, sono dei ricordi ormai un po' lontani, nel senso che si parla del periodo che va tra la terza elementare e la quinta elementare, quindi era il 2002, il 2003, una cosa così, quindi è anche difficile alle volte poi richiamare, no, quanto è effettivamente quello che è successo per davvero, quello che vorrei che fosse successo, no, quella dinamica per la quale uno un po' ricostruisce i pensieri e i ricordi. Quello che ricordo io è stato questo: a un certo punto questa persona era il mio migliore amico all'epoca, no? Era il bambino con cui io passavo le mie giornate, facevamo lo stesso sport, le nostre mamme erano diventate abbastanza amiche, quindi capitavano spesso scambi, eravamo compagni di classe, quindi insomma davvero quel momento delle vite dei bambini in cui con alcuni bambini fai proprio quasi tutto insieme, no? Ed è successo che un'estate siamo andati a fare lo stesso camp di basket, e lì sono iniziate queste dinamiche per le quali lui sfruttava questo suo essere molto grosso fisicamente, era un bambino molto sviluppato, e usava questa sua fisicità per spingermi in qualche modo a commettere io stesso atti di bullismo. Cioè mi spiego meglio, la dinamica era: il bambino X mi sta antipatico, dagli un pugno, o al bambino Y c'ha la carta dei Pokémon che io voglio, rubagliela. E tutto questo tipo di dinamiche che da questa dinamica del camp si sono poi trasferite all'interno della classe, di tutte quelle dinamiche, no, dello sport eccetera eccetera, nel quale io ero in qualche modo, non so come chiamarlo, il braccio armato in un certo senso, no? Lui non voleva assumersi la responsabilità di quello che faceva e quindi metteva me a fare quello che lui non avrebbe voluto fare. Questo in realtà per lungo tempo mi ha anche causato dei problemi, cioè io ho messo mani addosso ai bambini, ho rotto cose dei bambini, certo, di altri bambini, su spinta di questo bambino. E probabilmente da fuori, perlomeno dagli occhi magari degli adulti intorno a voi, eri tu il bambino problematico. Sì, sì, assolutamente, ero io quello che era stato attenzionato, se vogliamo dirla così. E, fino a quando c'è stata poi una dinamica particolare, avevo una carta di un gioco molto rara, molto bella. Pokémon. Yu-Gi-Oh! Bellissima, mi ricordo l'unboxing di quella carta, che c'erano tutti i bambini intorno a me, l'hanno vista, no? Il sacro Graal alzato verso il cielo. E niente, è successo che, non mi ricordo per quale dinamica, lui aveva deciso che era sua quella carta e mi chiese di dargliela, solo che in quel momento i miei genitori stavano facendo una ristrutturazione di casa e questa carta era chiusa in uno scatolone in un magazzino, per cui chiesi a mia madre di aiutarmi. Insomma, sostanzialmente non trovammo la carta e mia madre mi ha visto disperato, no? Piangevo, insomma, non sapevo veramente che cosa fare, lei mi incalzò chiedendo cosa è successo, perché stai così, e a quel punto poi è venuta fuori tutta la dinamica, a quel punto poi i miei genitori hanno capito che cosa stava succedendo, e non so dirvi però oggi che cosa abbiano effettivamente fatto. Io ricordo di aver chiesto di non intraprendere niente, di non parlare con i genitori, di non parlare con gli insegnanti, credo che in realtà qualcosa sia successo comunque.
Tu riuscivi a parlarne con qualcuno, con degli amici, con qualcuno al di fuori magari della famiglia, o non hai mai parlato con nessuno? Fino a quando non ne ho parlato con mia mamma, non credo che sia mai venuta fuori questa cosa, ma anche perché, ti ripeto, lo strumento di un bambino di quarta elementare chiaramente è quello che è, no? Nel senso, è difficile anche riuscire a fare un discorso. Oggi, anche adesso, stiamo usando delle parole molto adulte per parlare di questa cosa, no? In realtà i bambini non hanno quel tipo di parole per raccontare se stessi e per raccontare quello che li circonda, e quindi alle volte magari ci sono anche dei tentativi di comunicare in un certo modo, ma che vengono letti come tutt'altro, no? Cioè, atteggiamenti violenti, atteggiamenti irascibili, chiudersi in se stessi, che vengono letti come un difetto caratteriale, chiamiamolo così, in realtà sono l'esito di tutta una dinamica che si è venuta a creare. Sì, secondo me poi, non so, ricordo che io è che le figure, quelle che possiamo definire bulli o quelle che erano più propense a prendere un ruolo del genere, erano chiari a tutti. Se io mi rivivo i miei ricordi delle elementari, non so perché mi è più facile entrare in quel periodo lì, erano chiari a tutti quali erano le figure che erano più propense a bullizzare o che bullizzavano, almeno nei miei ricordi, ecco. Secondo me dipende anche da quanto è esplicita la cosa, no? Nel senso, se il bambino prende i pugni è chiaro che c'è una dinamica di un certo tipo. Se invece appunto diventano violenze psicologiche, dinamiche nelle quali ci sono dei rapporti di forza e di debolezza, per l'adulto diventa anche molto difficile comprenderli, perché si giocano su dei meccanismi che l'adulto non è più in grado di riconoscere, in questo senso, no? Cioè, appunto, nella mia esperienza, io ho fatto l'educatore nel contesto scolastico, no? L'insegnante si trova di fronte 25 bambini di media, fate su Milano sono 25 bambini. Oggi come oggi sono tutti anche inquadrati in un certo modo, il DLADHD, il DSA, il BES, ci sono 185 sigle diverse. Noi non diagnosticata però, signori, me la sono autodiagnosticata. Quale di tutte queste? Tutte insieme. Un plan e via. E quindi insomma, diciamo che la cosa diventa che poi effettivamente riuscire a prestare attenzione a ogni dinamica che si viene a creare diventa difficilissimo. E quindi quando è che diventa un qualcosa manifesto? Quando l'adulto riesce a percepire qualcosa che fa parte del suo mondo. Se c'è l'insulto omofobo, l'insegnante lo percepisce. Se c'è il pugno, l'insegnante lo percepisce. Se c'è il ricatto lieve legato all'oggetto, che per l'adulto non rappresenta niente, no? La carta del Yu-Gi-Oh! Per i miei genitori era un pezzo di carta, non aveva nessun valore, eppure nel nostro mondo era la cosa più di valore in assoluto, e quindi anche una dimensione di attribuzione di valore rispetto alle cose anche. È bello che stiamo facendo questo paragone comunque sempre tra quello che abbiamo vissuto tutti e tutte in età scolare e come lo viviamo oggi. Secondo te questa esperienza che hai vissuto sia da bullo che da persona che ha subito bullismo, come ha cambiato, come ha plasmato la persona che sei oggi, se riesci a individuare magari qualche tratto che dici ok, dipende da questa esperienza? Ah, sicuramente, allora è difficile dirti se è prima l'uovo o la gallina, nel senso che c'è un'insicurezza rispetto all'essere accettato dagli altri, no? E non so se questa esisteva prima ed è quello che mi ha tenuto dentro la dinamica di bullismo, cioè il mio amico non lo voglio perdere, non voglio rimanere da solo e quindi resto lì dentro, o se la dinamica vissuta in quella situazione abbia portato fuori questa ansia, questa paura, chiamiamola così. È difficile davvero capire, no, che cosa viene prima e che cosa viene dopo, perché come dicevamo prima sono ricordi molto antichi. Ti posso rispondere così, sì. Non so voi, ma perlomeno nella mia esperienza, sia da bulla che da bullizzata, cosa ridi? Voglio fare uno sticker, la bulla. La bulla. La bulla. Con la sua che faccia paura, così. Amo starti di fianco, la bulla. Occhio che ti bullizzo. Però appunto nella mia esperienza, penso che mi abbia portato a essere una persona che ora odia la sensazione che qualcuno venga escluso. Sono il genere di persona che quando c'è una conversazione tenta sempre di includere tutti, di far sentire tutti ben accetti, e anzi odio quando in un gruppo magari si viene un pochino a creare quella dinamica per cui magari se sta parlando Piso nessuno gli risponde. No, o... Io sono uguale. Cioè sono uguale, noto sempre la persona che parla meno con gli altri, cerco sempre di dire ma tu cosa ne pensi? Magari metto anche a disagio le persone perché erano soggetti solo introversi, sì, e volevano, esatto, farsi i cazzi loro, esatto. Lasciatemi in pace. Sono sempre la molesta che dice parla anche tu, perché mi sento male a pensare che magari dentro di lei o lui è a disagio, sta dicendo oddio nessuno mi sta parlando, nessuno mi sta escludendo, io muoio a pensare questa cosa.
Non sono stata bullizzata, non ho bullizzato, l'ho un po' vissuta in modo passivo, come dicevamo prima, nel senso che magari mi schieravo dalla parte dei più forti. Ma siamo sicuri che era davvero così passivo come lo raccontavate prima? La Matilde potrebbe nascondere. Potrebbe essere nulla. Smutandate nei bagni. Sono stata smutandata. No! Comunque, parlando un pochino di scuola, abbiamo parlato anche di come si ripercuote questa cosa oggi. È anche vero che in realtà le dinamiche di scuola non finiscono mai, perché poi c'è il lavoro, perché poi ci sono i gruppi di amici anche a 30 anni. E penso che sia molto interessante parlare di come si è trasformato il bullismo, come si sono trasformate queste dinamiche. Ad esempio, ora che parlavamo di tentare di includere tutti, io mi accorgo che, ad esempio, quando c'è qualcuno nuovo al lavoro, il suo primo giorno di lavoro, io vado sempre a presentarmi e a dire come sta andando, ti stai trovando bene, perché ho sempre paura che qualcuno arrivi e si senta magari tipo da solo un po' isolato. Cioè quello che pensa, ecco la stramba dell'ufficio, sì, che viene seguito da una pazza, weirdo, sette gatti in un monolocale. Viene a parlare con me perché nessuno le parla. Però è bella questa cosa, cioè io quando ho iniziato a lavare e lavo per terra, io quando ho iniziato a lavorare, cioè uscivo veramente, io mi sono laureata il venerdì, lunedì ero in un ufficio, non avevo mai lavorato in vita mia e cioè mi sono trovata proprio catapultata in un mondo che non era il mio, con gente più grande di me. È stato strano, cioè nel senso un po' mi sono sentita, devo essere sincera e scusa, poi ho iniziato a lavorare nel posto migliore del mondo per iniziare a lavorare, perché in realtà erano tutti mega inclusivi, tutti simpatici, tutti aperti, però all'inizio ero un po' nel dire ah, ok, però vanno tutti a pranzo insieme, nessuno me l'ha chiesto, me lo doveva chiedere qualcuno, non è che posso unirmi, cosa devo fare, cosa non devo fare, quindi sì, cioè avrei voluto ci fosse Sara. È un po' comunque secondo me la sensazione del primo giorno di scuola, non sì. Finisce mai, ci sono X situazioni nella tua vita in cui ti senti sempre un po' così, ma banalmente non lo so, entri a far parte di un gruppo di amici nuovi, il primo giorno ti senti un po' tipo, ciao, come state? Sì, sto dicendo la cosa sbagliata, non faccio ridere nessuno. Penso che comunque un po' quello che stai immaginando le cose che stiamo dicendo è che in generale il bullismo si evolve, cambia contenitori, ma anche un po' che sempre più è meno violenza fisica, ovviamente grazie a Dio, un po' più violenza psicologica e molto spesso secondo me sempre di più esclusione, sia magari nel mobbing a lavoro, ma anche secondo me forse sarà un long shot, però quando si formano ad esempio gruppi di WhatsApp e poi c'è il gruppo di WhatsApp senza Sara, quella per me è una piccola forma di bullismo. Secondo me a un certo punto nella vita finisce quella dinamica per la quale effettivamente c'è il rapporto bullo-bullizzato, ma rimane dentro di noi la lettura di alcune dinamiche come quella fra bullo e bullizzato. Almeno questa è un'interpretazione che gli posso dare, no? In fondo penso, quasi tutti penso ci siano passati almeno una volta dall'insulto, dal discorso sul corpo. Io non lo so, avevo i brufoli a 13 anni, no? E sui brufoli ne ho sentite dire di tutti i colori. Eppure ancora oggi ogni tanto un amico mi dice, oh, guarda, ti è uscito il brufolo, e quella roba nello stomaco che si ribalta la senti in un certo senso. Poi forse oggi sul brufolo mi faccio meno paranoie, però su altre cose sicuramente può succedere. Certo. Ve lo dico, l'altro giorno un mio amico mi fa, ah, guidi di merda. E questa roba mi appunto sull'orgoglio, capito? E però non è un bullismo, me ne rendo conto. Vabbè, sono piccole ferite che riemergono se tocchi piccoli tasti dolenti, sì, che ci portiamo dietro. E sono d'accordo anche sull'idea un pochino della rilettura delle cose, anche se secondo me poi qua si apre anche un altro discorso, ed è bullismo solo quando la persona bullizzata lo sa, o è bullismo anche quando la persona bullizzata non è al corrente, ad esempio nell'esempio di escludere una persona da un gruppo di WhatsApp. È bullismo il fatto di averlo fatto, o è bullismo solo se quella persona in qualche modo lo scopre? No, lo è lo stesso. Anche secondo me. Anche per me sì, nel senso che c'è l'intenzione di escludere, quindi automaticamente... Mm-hmm. Ma la dinamica, l'intento ci sono, quindi quello rimane. Esatto, che alcune persone magari potrebbero dire allora è un'esagerazione, allora tutto è bullismo, però secondo me anche vedere quando c'è una piccola percentuale di qualcosa in un'azione è importante, perché dipingere i bulli o il bullo come qualcuno di esterno, mostruoso, lontano da noi, poi non ci permette di vedere il bullismo quando è nella nostra vita di tutti i giorni, perché poi comunque tutti un po' lo siamo stati e lo saremo. Comunque io volevo dire una cosa che poi qua ci vengono a dire, puntate il dito contro tutti, perché alla fine comunque il sunto secondo me di questo discorso è che non è che bisogna essere per forza carini e coccolosi con tutti, però c'è modo e modo di trattare l'altro, soprattutto ci sono alcune dinamiche che secondo me alla fine, per ridurla in poche parole,
di cattiveria, di pura cattiveria, che mirano solo a fare del male all'altro. Quelle sì che, certo, vorrei evitate, ecco, se lo dovessi spiegare a un bambino. Poi no, è ovvio che non tutti stanno simpatici e non tutti li vuoi come tuoi amici, però da lì a fargli del male, cioè, sì, c'è, sì, una bella differenza. Il nostro alla fine è un invito a essere autocritici, non a battersi il ciricio, a dire oddio sono una persona di merda. Infatti ci sta anche una mezza provocazione, cioè è sbagliato necessariamente in ogni caso escludere qualcuno, prendiamo l'esempio del gruppo WhatsApp, no? Magari una persona è antipatica, scostante e non piace a nessuno, è sbagliato, però si aggrega a un altro gruppo. È giusto che in quel caso uno debba, passatemi il termine, tollerare la presenza di qualcun altro. Certo, la cosa orribile è non parlare apertamente, non dire chiaramente le cose come stanno, però forse alle volte è più, passatemi il termine sempre, delicato tagliare un rapporto così piuttosto che continuare a coltivarlo, no? No, esatto, perché c'è una sfumatura. Cioè, adesso se ci ripenso, ho visto un sacco di dinamiche di bullismo nascere proprio per questa cosa, spesso magari spinte da genitori, persone adulte, che spingevano a tutti i costi altri bambini a includere persone nei gruppi perché gli veniva chiesto dal genitore stesso del bambino escluso, perché vedevano la dinamica e gli dispiaceva, quando a magari tutti i bambini questa persona non stava simpatica, e proprio perché dovevano includerla per forza avveniva che peggioravano la situazione, ossia la prendevano in giro ancora di più. Mm-mm. È vero, sta cosa era molto comune, cioè dei genitori che dicevano dai parla anche con lei perché, cioè, invitiamo anche lei. Sì, ho invitato tutti a giocare, ho chiamato sua mamma, ho invitato anche lui perché non lo chiamate mai. Poi magari lui stava antipatico a tutti e pensavano di fare del bene, gli adulti chiamandoli a giocare finiva che lo prendevano tutti ancora più in giro. Eh sì, è il paradosso della totale inclusività, sì. Includere tutti è fattibile? Forse no, per certi versi, o perlomeno lo è sul gruppo classe, cioè dobbiamo fare lezione, li includiamo tutti i bambini. In un gruppo di bambini che giocano è giusto che l'adulto intervenga e dica no, fate giocare anche lui o lei perché non dovete lasciarlo escluso, e magari quell'altro bambino si era escluso volontariamente dal gioco, no? Siamo sempre su quelle dinamiche che l'adulto è incapace di leggere, o perlomeno incapace, o che non riesce a filtrare attraverso il proprio... A percepire, sì, attraverso di sé non riesce a interpretare la situazione, no? Domande dal pubblico. Oggi gentilmente offerto da Bottoli. E oggi abbiamo qui scranci proteici con sfoglie di sesamo, scusate, proteici, e scranci a rosmarino. Momento smr. Ne voglio uno. It's merenda time. La prima domanda è di Greta e ci chiede: il bullismo secondo voi riguarda tutti i generi in maniera indiscriminata? Quindi inteso, i bulli possono essere sia maschi che femmine e tutto quello che ci sta nel mezzo, tutto, e anche le vittime? Prima c'è stato un attimo di non dibattito, ma di impatto è stato un no, sono gli uomini, perché noi odiamo gli uomini, scherzo. Wow, mi sento così accolto. No, fai parte della gang adesso, no, yeah. Però effettivamente poi da lontano dal bagno, mentre una di noi sta applicando il rossettino, diceva non è vero, noi donne siamo anche peggio. Le donne possono essere anche molto peggio. Mm-mm. Non ne farei una questione di genere. No, esatto, infatti quello che stavano dicendo prima con la domanda... non è una questione di genere, assolutamente. Ma uno potrebbe anche dire, rispetto alla violenza fisica è più una cosa maschile rispetto che femminile. In realtà io, nella mia esperienza diretta, le ragazze menano tanto quanto gli, certo, ragazzi, no. Cioè non c'è, no, non è così divertente. No, però. No, però quello che stavo pensando è che noi donne siamo più subdole, nel senso che abbiamo un modo di attaccare, a mio avviso, più mentale, più capisco quello che ti fa soffrire veramente, capisco il tuo punto e vado a toccare quello. Ma anche certi uomini, sì. Anzi. Io credo che sia stereotipata come cosa, nel senso che davvero poi quando uno ci entra in contatto diretto davvero non è una questione legata al genere, ma è una questione legata, vogliamo dire, questioni caratteriali, ambientali, eccetera, eccetera, ma non secondo me questioni di genere. Sì. Ok, perfetto. Risolto. Chiara invece ci chiede: bisogna far pace con i nostri bulli nella vita reale o solo in cuor nostro? Bella questa domanda, mi piace tantissimo. Io sono fan in generale della vita, di tutti i miei traumi irrisolti, che alla fine, cioè questa è la filosofia che ho approcciato io, posso darlo solo come consiglio. Secondo me alla fine quello che conta è farci pace da soli. Mm-mm.
ci devi fare pace da solo, perché tanto una pace non, cioè una pace diciamo reale, non ti mette il cuore in pace, ecco. Non lo so, è sempre difficile come discorso, me lo sono sempre chiesto, no? Questo bambino di cui vi raccontavano, poi non l'ho mai più visto fondamentalmente, dalla fine della quinta elementare non ci sono mai più entrato in contatto, mi sono sempre chiesto, no? A 17 anni mi dicevo, ah, lo ammazzo di botte, gliene faccio di tutti i colori. Oggi, non lo so, oggi probabilmente forse lo ignorerei, farei finta di niente, tirerei dritto e non mi fermerei a cercare. Ecco, sicuramente non gli direi ciao, come stai, e ci beviamo un caffè, mi racconti come va la vita, questo sicuramente no. Questa è l'ultima? Sì. Di già? Ma è già finito? Pronti? Sabrina ci chiede, cosa fareste se vostro figlio vi confessasse di essere bullizzato? Non è facile. Tirerei in mezzo gli enti che mi possono aiutare per capire di più la situazione, che siano insegnanti, che siano altri genitori, e poi soprattutto, secondo me, una cosa molto importante è parlare bene con tuo figlio o figlia. Da madre, boh, forse proverei a parlare con la madre del ragazzello che bullizza, ragazzella che bullizza mio figlio. Io chiederei aiuto. Sì, chiederei aiuto, probabilmente agli enti che mi possono aiutare, che siano insegnanti, che sia l'allenatore di calcio, sì, probabilmente che sia la psicologa che mi sta aiutando, perché probabilmente ne avrò uno per tutta la vita. Io forse leverei mio figlio e mia figlia dall'ambiente in cui è immerso, perché comunque non è una cosa che dall'oggi al domani il bullo non bullizza più. Sì, però immagina che sia tutti gli aspetti della vita di un ipotetico bimbo bimba, no? Della scuola, lo sport, gli spazi di aggregazione post scuola, l'oratorio, queste robe qui, no? E come fai effettivamente? Io personalmente probabilmente cercherei due vie. La prima è sicuramente quella di rivolgersi agli adulti di riferimento, no? Quindi insegnanti, istruttori, tutto quel gruppo di adulti che entrano nella vita di un bambino. E poi probabilmente, diceva lei scherzando, ma secondo me ha molto senso, rivolgersi a un professionista, cioè mandare il bambino a affrontare un percorso nel quale si può confrontare con un adulto che è in grado di fornirgli gli strumenti con i quali orientarsi. In fondo alla fine tutto dipende da quello, no? In quell'età lì la cosa più importante qual è? Risolvere il problema o acquisire gli strumenti per autonomamente risolvere la cosa? Anche per poi avere la consapevolezza, ma anche capire di avere gli strumenti anche di avercela fatta un po' con le proprie forze, perché comunque invece trovarsi ancora una volta in una situazione passiva in cui sei stato aiutato da fuori, altrimenti non ce l'avresti fatta. È vero, avete ragione, cioè capisco, cioè è anche insegnare a tuo figlio lo scappare dal problema, che è sbagliato. Però non potendo intervenire, cioè io in primis non vorrei mai che rimanesse immerso in questo ambiente, cioè in un ambiente in cui lo fa soffrire, che gli possa creare dei traumi. Cioè io non posso pensare che una persona terza possa creare dei traumi a mio figlio quando è nell'età, boh. Ah, però ci siamo passati tutti purtroppo, quello mm-hmm. che ti forma e ti dà la sensibilità anche che tu hai oggi come adulto. Poi è ovvio che cerchi di proteggerli il più possibile per fargli vivere traumi che magari ti condizionano la vita in maniera veramente negativa, però è un po' così che si cresce. E ragazzi, la puntata è finita incredibilmente. No. E alla fine della puntata ci teniamo a dirvi una cosa molto importante, ovvero ora aprirete il telefono e davanti a voi avrete il nostro bellissimo logo. Qua intanto la gente sta mangiando. Avrete il nostro bellissimo logo del podcast. Andate sul nostro profilo, in alto a sinistra, vedete delle belle stelline, lasciate 5 stelle. 5 star. Se no raga, vi bullizziamo. Io mi vengo a cercare a casa. Fa paura. Seguiteci, mi raccomando. Si salvi chi può. Bravissima, seguiteci non solo su Spotify, ma anche su YouTube. TikTok, YouTube, Instagram e anche nella vita reale, possibilmente non a casa. Oh, questo faceva straridere. Come diciamo sempre, da Sara Raldi, Matilde Kunkel, Piso e Sara Tartarini, tanti bacini. Uè, ma sei una mamma professionista, guarda che bacini. Per baci stellari. Non sei escluso. Dopo? E tutte insieme? 3, 2, 1... E stop!